Io credevo che avevate già caricato. Adesso faccio un bel video. Ecco i primi arrivati. Il dito davanti all'obiettivo. No. Allora bisognerà staccare tutte le borse. Erika. Ecco. Erika, Giuliana. Gabriele e la signora Linda? No, sbagliato. Ecco che arriva Vladimiro. Ciao. Arrivano gli altri. Non guarda, guarda, anzi guarda il cielo perché così non lo vediamo più fino a quando torniamo a Brescia. Speriamo. Nel senso non riesci a vederlo per l'acqua che ti picchia nel... Ecco, è arrivato il pullman. Con un po' di problemi siamo riusciti a caricarle tutte. Ok, qui comincia l'avventura. Sì, va! Ciao Gabri, ciao. Perché mi fa male della... Era la porta del gruppo. Sì. Hai visto che tempo ce l'hanno riservato? Sì, visto. La signora c'è. Felice di... Felice di vederla andare via. Sì, mia moglie. Ok, secondo me siamo pronti. Sì. 800 metri di distanza. Qui c'è anche un museo che raccoglie le testimonianze del territorio, del bene che la popolazione di Livorno vuole. Dove arrivò Santa Giulia, quando ormai era già stata martirizzata in Corsica, raccolta dai benedettini di Gorgona, e arrivò nel Sinus Pisanus, e il porto di Pisa praticamente era questo. Quindi noi abbiamo visto il mare dove, vicino al punto in cui arrivò l'imbarcazione medievale che la portava verso l'interno e poi alla fine verso Brescia. Questo è un altro punto importante perché di qui sono passate le spoglie di Santa Giulia e da qui comincia la nostra avventura. Bene. Quanti giorni impiegherete per arrivare? 6 giorni. 6 giorni di bicicletta e di riflessione,
riflessione è la prima volta, quindi vedremo quanto potremo riflettere, speriamo pure di sì. Più che altro per stare insieme, per... Sì, è anche un momento di gioia, di una gita per conoscere altre persone, questo è importante. Quindi da Brescia a Brescia, passando per Livorno. Esatto. Vi spaventa questo cammino in bicicletta oppure no? No, anzi. Siamo, ma siete già ciclisti esperti oppure? No, non è vero, noi abbiamo cominciato con loro, sì. Alcuni sì, alcuni meno. Esatto, qualcuno è il primo viaggio. Ma dove alloggerete? Come siete organizzati? Merito di Gabriele, ogni giorno in un ostello o albergo, dipende da cosa il capogita ha trovato. Cosa vi aspettate di trovare in questo viaggio? Speriamo tanto sole. Basta? Solo il viaggio? Sole, compagnia, quel viaggio sarà un piacere. Divertimento. Quindi un'occasione sulle orme di Santa Giulia, però in realtà è più anche un discorso vostro di stare insieme, di divertirsi, personale, naturale, di vedere alcuni. Sì, devono unire le due cose, e la forma culturale, il divertimento dello stare insieme, del condividere una passione. Conoscevate già Livorno, c'eravate stati? Quindi magari ci tornerete a vederla con più calma. Allora buon viaggio, buon cammino. Grazie. 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 Siamo tutti di Brescia, vero? Sì. Di Brescia, Brescia provincia. Comunque Brescia. Brescia. Passando per Livorno. Tutti bresciani. Grazie. Vi spaventa questo cammino di Brescia? A voi che partecipate, fate felice Gabriele. Pipì? No, 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 foto. Vai, ci sono una cascatella dopo. Più avanti. Adesso abbiamo che aspetta Maurizio. Te immaginati quando viene giù un po' d'acqua questa sabbiolina cosa diventa?
Ripresa video. Ah no, la... ci stai facendo i conti che stai sempre aspettando. Io arrivo un po' di tempo di cambiamento. Con i vari due giù appena appena. Grazie. Segnale lì un colle di pietra VF. Non ho idea di cosa sia, me lo sono chiesto anch'io. D'accordo. Non ho detto niente ancora a nessuno, secondo quando me sono pronti, dici.